Non è venuta all'appuntamento. Perché? Io avevo detto che sarei venuto da lei quando tutto era pronto, no? Salve! Salve! No, ma siccome uno dei tre alberghi ha avuto un'ordinazione improvvisa, e allora devo anticipare il buffet. Allora facciamo una cosa, signora. Se mi dà una mezza giornatina di tempo, ci vediamo alle Excelsior e ne parliamo con tranquillità. Eh no, Ermanno. Io ne vorrei parlare prima, se possibile. Non è possibile, te ne devi andare. L'ho beccato! Erma, hai sbagliato! Le hai dato il tu, prima le davi lei. Queste... ti pare poco. Mi sono confuso. Ma quando? Adesso o prima che davi lei? Adesso che ho dato il tu. Ah, perché non la conosci? No, non la conosco. Che peccato. Sì, la signora Mirabella è una fornitrice, l'organizzatrice dei buffet più importanti di Napoli. Ah, complimenti. C'ha una bella voce, signora Mirabella. Deve essere anche una bella donna. Bellissima, per l'esattezza. Mi dispiace non poterla vedere, signora Mirabella. Mi accontenterò di farlo con gli occhi di Ermanno, che sono i miei occhi. Oh, ha belli capelli! Mario, mamma si è ricordato! Egli è questa! Questa fa la vita sua più antica! Si ricorda, bella! Signora Mirabella! Non ho capito, che hai detto? Non faccia caso a questo smemorato! Che hai detto? So io, da ricordi! Garrett, porti tu! Si è trasformato! Garrett! Che ci fa questi cattivi? Non mi lungo, come sei? Ti vai? Ti giri solo te coppa come un bottigliere. Ma dopo ti smerzi la rindia fuori. Come un guazzatore. Signora, ci vediamo... Silenzio! È entrata anche l'autista della Mirabella. Ma cosa la riscita? I besti quattro. Io ti faccio la permanente. Vibrione rugulare. Signora Mirabella, ci vediamo... Sto zitto, mammina. Silenzio. Bravo. Problemi? Ermanno? Sì? Te l'avevo detto. E questo non è niente. Ti aspetta l'Excelsior. Fra 10 minuti. Sì, sì. Per l'ultima volta. Non tardare. A tutela.